7:35 vedo collegati i nostri amici di Caterpillar. Buongiorno, di che parliamo allora oggi? Sigarette elettroniche, sentivo prima. Buongiorno Lorenzo. Beh, sì, le sigarette elettroniche sono state oggetto del nostro dibattito. Perché ridi, Natascia? Ma rido perché sì, parlavamo di sigarette elettroniche, è vero. Cioè, però abbiamo, prima ancora delle sigarette elettroniche, abbiamo i dati clamorosi che potremmo dare solo a voi di Rai News 24 in esclusiva. Ce li ha dati poco fa Fabrizio Masia, il sondaggista. Li riassumiamo perché ovviamente, sai, quando mandi un sondaggio poi devi fare tutti i disclaimer. Beh, insomma, sono delle impressioni che lui ci ha dato. Delle linee di tendenza, ecco. Per esempio, Lorenzo, sai perché il PDL spinge per andare al voto? Beh, non so, a che fare con le sigarette elettroniche? Non credo. No, ma è una fissazione! Ovviamente no, perché nei sondaggi pare messo meglio di un mese fa, quindi questo è abbastanza, va da sé, diciamo, no? Sì, chi spinge per andare al voto è perché vede i sondaggi. La politica oggi si fa con un sondaggio alla mano, giorno per giorno. Esatto. Ma anche credo che il PDL non sia messo, anche credo che il PDL faccia lo stesso ragionamento. Forse quello che lo fa di meno in questo momento è proprio Grillo. Chi fa di meno questo ragionamento fa una soluzione di esatto. proprio grillino. Bravissimo. Allora, nel PDL ci sarebbero alcuni voti di rientro da chi? Proprio da Grillo, ad esempio, alcuni che si autodefiniscono moderati, che però alle ultime elezioni avrebbero votato Grillo, cioè nonostante la loro autodefinizione di moderati, starebbero rientrando in proprio sul PDL, neanche in area. E poi chi altro? E poi i delusi montiani, alcuni delusi montiani. Quindi questo darebbe una crescita del PDL, una decrescita non felice di Grillo. Sì, e poi c'è un uomo, parlavamo di Masia, parlavamo con Masia dei dati pubblicati oggi dal Giorno, secondo dati che vengono dall'istituto SVG di ricerche, che darebbero al 54% la fiducia in Renzi come leader, al di là del partito, perché è una figura che riscuote successo trasversale, diciamo, sia da destra che da sinistra che da centro. Masia ce l'ha confermato e ci ha confermato anche un calo di Grillo, come diceva Ardemagni. Ma io credo che Grillo sta giocando un po' il tutto per tutto, cioè la sua strategia è quella di prendere tutto. Ora il problema dell'elettorato, di quelli che hanno votato Grillo, è che sicuramente c'è un nocciolo duro che non li abbandonerà, ma tanti che l'hanno votato come voto di protesta e che, vedendo come poi sono andate le cose, questa loro intransigenza, forse ci stanno ripensando, e quello, diciamo, che forse lo hanno messo anche in conto loro, credo, perché non tutti quelli che hanno votato Grillo, che hanno votato i grillini, condividono fino all'ultimo questa strategia che poi si è sviluppata in questi ultimi giorni, no? Insomma, quindi è un elettorato nuovo, quindi come tale ha bisogno di sedimentarsi, bisognerà vedere alla fine di questo percorso cosa rimarrà. Certo è che l'apparizione, come diceva giustamente Natascia, di Renzi all'orizzonte la riapparizione insomma fa pensare, soprattutto perché Renzi non è ancora apparso nella puntata già registrata di Amici che andrà in onda sabato. Allora lì potrebbe veramente fare il botto, perché arriverà vestito col giubbottino di Fonzi, il giubbottino di pelle nera, pantalone nero, maglietta nera, scarpe nere a punta, e lì attenzione che potrebbe prendere il volo. Quanto c'ha? 37 anni? Fino ai 38 te lo puoi permettere, dopo basta. Bersani ha già detto che se serve a chiarire le cose, mette anche lui il giubbetto di pelle, cioè sto giubbetto qua me lo metto anch'io. Bersani è pronto al passo indietro, no? Lui ha detto. Ah, certo. Forse qualcuno dovrebbe fargli un disegnino. Ma dove? Rispetto alla corsa verso Palazzo Chigi, che ormai, insomma, forse è stato lui. Però io me lo vedrei col giubbetto. Di pelle. Sto giubbetto qua. Col sigaro. Potrebbe essere una versione un po' così. E la biretta lì di fianco. Invece che ad Amici a Uomini e Donne. Che è quella versione un po' più âgée. E allora c'è anche Cinzia Poli. Uomini fatti. Io metto certo. da parte ecco i dati qua. Esclusivi, segreti, che ci ha dato Masia. Buongiorno Poli. Buongiorno. Allora vi porto le question news. Perché certe notizie fanno notizia? Perché? Lo so. Perché Bersani non vuole i 10 seggi? Saggi? Perché? Preferiva i 10 seggi? Perché? E perché gli
scienziati hanno lanciato un allarme sugli elefanti che in Africa si sarebbero dimezzati. Perché? Perché? Non vi sembrano ancora piuttosto grossini? No. Perché il primo telefonino inventato il 3 aprile 1973 pesava 1 chilo? Perché? Dire ti do un colpo di telefono era considerato minaccia? Minaccia? E perché Grillo continua a correggere Vito Crimi? Perché? Allora retrocederà da 5 stelle a pensione con uso cucina? Question News, notizie senza risposta. Grazie Poli. Non so se presto dell'acqua per Cinzia Poli che aveva un problema. Di Las Plazas, lei ha delle risposte a questi perché? Beh no, mi è piaciuta però quella del 5 stelle che diventa la pensione, è molto divertente. Potrebbe essere un'idea. E poi abbiamo molte altre notizie, ovviamente discusse questa mattina, sono quelle che sono sulle prime pagine, le sigarette elettroniche erano una di queste, ci hanno confermato molti ascoltatori come siano retrocessi nell'utilizzo delle sigarette tradizionali proprio grazie a questo strumento diabolico. Alcuni ci hanno raccontato di usarle come ponte per poi smettere del tutto, quindi arrivi dalla sigaretta tradizionale, ti fai qualche mese di sigarette elettroniche e poi nulla. Qualcuno è riuscito a farlo, altri non sono passati neanche dalla sigaretta elettronica, dicono con un po' di volontà e magari qualche metodo anche medico, insomma riescono a passare direttamente alla, beh, ma è a difficile. Nulla. È però difficile. Insomma, ci hanno raccontato diverse esperienze dello svapare, perché il gergo, nel gergo proprio si dice così. Beh, e poi l'altra notizia clamorosa, Natasha, per la prima volta si chiude un cantiere, forse il cantiere più lungo mai inaugurato al nord Italia. Al sud c'è la Salerno-Reggio Calabria, al nord c'era la Monza-Milano. Questa strada infinita che percorreva la Brianza e doveva collegare i due centri più importanti. Sì, ma poi andare ulteriormente, è la statale 36, quella che va da Milano, Monza e poi va a nord, certo, di Monza, proprio perché poi questo sottopassaggio va verso poi Sondrio. Oggi, questa mattina, si inaugura quest'opera dopo 2 anni di ritardi e innumerevoli miliardi di dollari in di più di trilioni di miliardi in più rispetto al preventivo iniziale, però finalmente è un'opera che finisce e così il nostro Ardemagni potrà arrivare al lavoro con più serenità. Ecco, quello dei cantieri infiniti è un argomento che spesso trattiamo con i nostri ascoltatori, è una delle 100.000 piaghe d'Italia. Le opere che adesso finiamo tutto, aumentiamo l'IRPEF. Brava. Tanto è basso, quindi non, il regionale, l'addizionale regionale, poi quello del Lazio è bassissimo, aumentiamo l'IRPEF e chiudiamo tutti i cantieri, che ci vuole? Di Las Plazas, sei pronto a darci un po' di IRPEF? Beh, sì, tanto solo, diciamo, se lo piglia già la RAI per quanto mi riguarda, per cui non c'è problema. Ah, certo. Ma la RAI lo prende, ma lo dà lo Stato, capito, non è che se lo prende, esatto, la RAI. Beh, i lavoratori dipendenti, però in effetti Lorenzo... Che vorrebbe dire? Se non se lo pigliasse la RAI, lei evaderebbe, ma no, se lo piglia lo Stato. Comunque, a proposito dei collegamenti delle strade, dicevamo, ci sono invece stranamente delle zone che non vogliono essere collegate. Mi viene in mente, io ho una casa vicino Roma, a Viterbo, e lì per esempio c'è Roma e Viterbo, sono città vicinissime, 70 km se non sbaglio, il collegamento stradale c'è un'autostrada fino a Orte, poi bisogna prendere una superstrada, non esiste quello ferroviario, è una specie di metropolitana. Beh, lì le persone, che tra l'altro dovevano avere l'aeroporto che non avranno più, sono tenacemente attaccate a questo fatto di essere, rimanere comunque come un'entità separata da Roma, questo è quello che si registra, quasi che non vogliono essere collegati perché vogliono rimanere nella loro identità. È strano, ma effettivamente esiste, cioè in Italia esiste anche questo. Assolutamente. Ad esempio, ricordo negli anni 80, 70-80, alcuni comuni dell'area attorno a Milano non volevano il metrò. Ricordo, se non sbaglio, Brugheri. Io, infatti, il metrò si attesta a Cologno, la linea verde, perché temevano di essere inglobati nella metropoli. Ah, certo. E volevano mantenere una loro autonomia di paesone, però distinto da Milano. Ma non lo so, è bizzarro. Lo stesso metro milanese non entra nel comune. C'è anche la paura che molti extracomunitari, in questo caso, vadano ad abitare lì e diventi un paese di, sostanzialmente, una dormitorio. Città di dormitorio, un paese dormitorio di extracomunitari, come è successo ad altri posti vicini a Roma, come la Dispoli, per esempio, un paese di mare dove c'è una grandissima quantità di popolazione che sono non più ormai extracomunitari, sono rumeni, ma insomma altri. Sì, però sono tendenze che verranno, immagino, curiosa. Sono sempre le solite le paure.
favore comunque. La storia, la che storia... arrivi qualcuno da fuori che non conosci, che sì, sì, ma quella la mentalità lavoro, è quella. Sono sempre le solite la storia paure. Poi travolge queste barriere, insomma. Beh, abbiamo sconfinato oggi nella demografia, una scienza importante che comunque è sempre utile tenere presente. Pronto? Eminenza, certo. Immediatamente. Accogliete tutti. Subitaneamente. Non abbiate paura. Era grigia? D'accordissimo. Grazie. Cinzia Poli. Eccomi qua. I 10 saggi lavoreranno almeno fino al 10 di aprile. Poi finalmente potrà insediarsi la primavera. Allora sarà fino al 15, a quanto dicono i meteorologi, perché inizierà dopo metà mese. Attendiamo fiduciosi. Viva Rai News, viva la Rai. Viva Caterpillar. Arrivederci a domani. Grazie. Ciao.